voglio ricordare che il progetto approda alla collaborazione con Gianni Colonna, chitarrista di Super Joe, e il prestigioso intervento nella fase di mastering di Bob Cates, ingegnere appunto del suono. E Sara, la tua, prima di ascoltare insomma il tuo brano, la tua canzone, stavamo appunto dicendo, prende il titolo di Libera, no? Questo desiderio di liberarsi totalmente, come se fosse poi effettivamente una metafora, no? Certo. Una metafora di vita che noi auguriamo insomma a tutti i giovani. Cosa? Dimmi. No, libera. Libera appunto questo desiderio alla fine di liberarsi da tutto appunto ciò che metaforicamente può diventare una catena, quindi che costringe noi giovani a vivere come non vorremmo, e non solo noi giovani, ma anche un pubblico più grande, certo. La libertà è un po' un problema generale, è una cosa che riguarda tutti, riguarda noi giovani, io sono giovane come voi, cioè, riguarda anche me, riguarda la gente più grande, certo, bisogna insomma valutare tutto bene sempre. E io direi allora di ascoltare subito la canzone Libera di Sara Perrucci. Vabbè, scusami, tu adesso hai mandato tutto a me, tutto. Numerosissime esperienze artistiche, io leggo le loro esperienze abbastanza insomma soddisfacenti per voi, no? Nonostante la vostra età, parlo del Festival di Piombino, il Festival Città di Avezzano in onda su Sky con Luca Di Nicola, tra l'altro inviato Rai di 1 mattina, ed anche il meraviglioso palco del Teatro Petruzzelli per la finale di Incanto. Avete inoltre partecipato alle trasmissioni televisive di Ho imparato una canzone con Povi e Canta con noi con Chiara Tortorella, entrambe su Canale Italia e piattaforma Sky. Bravissime ragazzi. Grazie. Sono state ottime esperienze anche. Bellissime. Il vostro incontro artistico è stato quasi contemporaneo, no? Da subito comunque sono emerse queste due grandi personalità artistiche, tra l'altro profondamente diverse, come giusto insomma che sia. E complementari comunque vocalmente e scenicamente. Io voglio subito parlare con voi del vostro progetto. Il titolo del progetto è Da A e nasce proprio dall'esperienza concertistica della scorsa stagione. Sì, certo. Si tratta di due singoli, io leggo, sono due singoli distinti, differenti, ognuno insomma di ognuna di voi. Parlo di È tempo di che insomma è di Adriana Sardano, sì, sì, sì. E Libera di Sara Perrucci. Sì. Sì. Quindi è un progetto nato, leggo. Allora, il progetto è nato dall'idea del nostro produttore artistico Savino Valerio, dell'etichetta discografica indipendente West Records. Questo progetto appunto unisce questo nostro essere complementari vocalmente e scenicamente, proprio perché dalla scorsa stagione è nata questa idea di dare una all'altra, l'altra e viceversa, insomma, poi insieme diamo pubblico è nato questo progetto così. È un complemento, vedete, sì, un complemento, sì, l'una per l'altra. Non tanto per appunto
esibirsi, ma quanto per raccontare una dell'altra e raccontare poi della musica della propria musica. E questo, è importante, no? Il fatto di esibirsi, ma al tempo stesso di divertirsi e soprattutto di raccontare le proprie esperienze e la propria vita, soprattutto voi che siete giovani, agli altri giovani che sicuramente vi stanno, insomma, no? Vi stanno seguendo, anche perché voi avete una tournée da fare, se non sbaglio, a partire dal 28 gennaio, sì. La tournée inizia il 28 gennaio di questo mese e a Maruggio, che poi sarebbe lo stesso appuntamento della scorsa tournée, il primo appuntamento della scorsa tournée, lo stiamo ripetendo, veramente fantastico. Quindi è il giorno, ripetiamo, il giorno il 28 gennaio. Certo. Sì. E poi continuerà, insomma, con altre tappe e date. E intanto stiamo ascoltando È tempo di, il È mio tempo brano. Di Adriana Sardano. Sì, sì. Adriana, è un testo sicuramente scritto, insomma, no, per descrivere un momento di pausa, di ricercare se stessi in un senso o nell'altro, per ridisegnarsi, cioè raccontare una nuova storia di se stessi. Un momento di riflessione, no? Sì. Visto che comunque i giovani di ora sono pieni di emozioni, di tante esperienze, certo, tante cose. Durante questa frenesia quotidiana noi ci fermiamo, riflettiamo, anche perché sto ascoltando la tua bellissima voce, Adriana, quindi uno si ferma e riflette un po'. E invece Sara, tu scrivi, tu canti Libera, questo, il titolo, così come Tempo di, già dice tutto, no? Libera da chi, da cosa? Libera esprime appunto un desiderio di liberarsi da tutto ciò che metaforicamente può diventare una catena, che comunque ci costringe a vivere come non vorremmo. Libera è uno dei singoli presenti nell'album che, come vi possiamo ricordare, è già presente sui portali musicali di iTunes e si potrà comprare su Amazon. Anche Amazon. E allora intanto mandiamo il brano È tempo di Adriana Sardano e lo ascoltiamo insieme. Ok. Completamento, l'una risponde all'altra e viceversa. Sì, ce la facciamo. Sì. E allora noi vi salutiamo e facciamo da qui Temforama e da lì facciamo veramente i nostri migliori auguri. Verremo il 28 gennaio a Maruggio, fateci sapere dove sarete e vi salutiamo qui. Ancora complimenti ed auguri. Un bacio a tutti. Grazie. Un bacio.